un campito estremamente ambizioso, diventare campioni al primo anno. Buonasera e bentornati a C'ero anch'io a Grifo Cannara, il nostro approfondimento settimanale legato alla Serie B. Purtroppo ogni settimana sono sempre di più le partite rinviate, questa settimana soltanto 3 partite del girone e sono state giocate, quindi il numero è sempre più grande e più di 20 quelle rinviate all'interno di tutta la Serie D. Proprio per questo oggi è stata una giornata molto importante, perché le società hanno votato per il proseguimento del campionato, questa è la scelta che potevano fare. Il problema però resta, perché soprattutto sul protocollo molte società chiedono di intervenire. Noi parleremo di questo e anche di molto altro insieme ovviamente a Dario Di Frisco. Buonasera Dario. Buonasera Veronica, buonasera a tutti i telespettatori. C'ero anch'io a Grifo Cannara. Tra l'altro lo stiamo portando bene a questa squadra, perché è prima in classifica, seppure in un campionato così denso di sospensioni, rinvii, e quindi queste posizioni in classifica sono del tutto effimere e non rappresentano la realtà del campionato che, come dicevi te giustamente Veronica, ha subito oggi una specie di semi-sussulto con questo referendum. E poi trovo anche strano che il calcio in Italia si debba affidare a queste forme, diciamo, di democrazia diretta. Sembra più non volersi prendere assolutamente nessuna responsabilità. Ci sono dei problemi reali sul piatto, sia dall'una che dall'altra parte, cioè sia da parte di chi vuole continuare però con un protocollo diverso e chi non vuole continuare. Quindi alla fine il 26% addirittura, secondo me un numero molto rilevante, delle società hanno detto che vorrebbero fermarsi, gli altri hanno detto che vogliono continuare, ma tra questi moltissimi vogliono una revisione del protocollo, tra cui anche il Siena, comunque ne parleremo dopo. Direi, proprio per fare il punto della situazione, ci vediamo il servizio di Veronica. Il dilemma che si è consumato oggi è stato quello del giocare o non giocare. Se fosse più nobile per le società dilettanti giocare come si fa ora, oppure allinearsi alla scadenza del DPCM e rinviare ogni decisione sulla ripartenza del campionato al 24 novembre. Ebbene, la decisione che era già nell'aria è stata presa. In Serie D si continuerà a giocare, ma non si può non tener conto che questo campionato è stato mutilato dall'emergenza sanitaria. Domenica sono state rinviate ben 21 partite, addirittura 6 nel girone del Siena. Quindi ora che è stato deciso di continuare sarà necessario comunque un nuovo protocollo che, unito al buonsenso delle società, possa dare la possibilità di disputare una gara anche in presenza di qualche caso di Covid nelle rispettive squadre. Provando ad immaginare, il numero dei casi di Covid tollerato potremmo andare dai 2 ai 4, per evitare così un rinvio delle gare continuo e per cercare di rendere questo campionato un po' meno falsato di quanto già non lo sia. Quindi avanti così, ma con delle modifiche sostanziali al protocollo attuale, che però deve avere un sostegno economico da parte della Lega, tale da poter essere gestito anche dalle piccole società, che non possono certo permettersi di spendere decine di migliaia di euro in tamponi e test. Quindi, in attesa delle necessarie decisioni, la parola torna al campo di gioco, anche se la disputa delle gare sarà ancora fortemente sconvolta dalle conseguenze della pandemia. Questo, dare era un po' noi il riassunto, sì, di quello che abbiamo detto anche in apertura, perché chiaramente con questa situazione, con questo protocollo, quello che appartiene ovviamente alla Serie D, è difficile proprio andare avanti, perché per un caso anche sospetto di Covid in una persona che è stata a contatto con un giocatore, quindi proprio una situazione veramente al limite, diciamo, viene bloccata la partita, rinviata, quindi insomma poi vediamo, le conseguenze sono quelle che abbiamo visto nelle domeniche delle scorse, perché un rinvio continuo. Certo, perché appunto bisogna un po' saper leggere i dati di questa votazione che è stata chiesta ai presidenti Serie D. Tra l'altro più tardi parleremo con un presidente, il presidente del San Donato Tavernelle, esatto. Andrea Bacci.
che sarà con noi per parlare di queste tematiche, però alla fine se noi andiamo a sommare il 26% delle società che avevano chiesto di fermare il campionato con, diciamo, gli scontenti del piano A che ha vinto, però tra questi appunto ci sono tanti scontenti, la somma probabilmente supera il 50%. Questo cosa vuol dire? Che in questo momento i presidenti hanno deciso di continuare, ma molti di loro vogliono continuare ad altre condizioni. Ricordiamo che in Serie A, Serie B e Lega Pro vige un altro tipo di protocollo, che dice che appunto chi si trova positivo viene isolato, viene fatto un giro di tamponi, chi è negativo può continuare a giocare, ad allenarsi, eccetera, eccetera. Mentre invece in Serie D, un caso, appunto, mi dicevi te, anche solo un sospetto di un Covid in squadra può generare da parte di questa società la richiesta alla Lega di rinviare la partita, di sospendere la partita. È chiaro che c'è un motivo sanitario e quindi è giusto che le società facciano immediatamente presente se un loro tesserato è afflitto dal Covid, ma nello stesso tempo il sospetto, che è legittimo secondo me comunque, è che le squadre più piccole che hanno meno disponibilità economiche ricorrano a questo mezzo immediatamente per evitare poi di assumersi delle spese che a livello sanitario sono insostenibili per le piccole società. Inutile un giro, esatto, di tamponi di una prima squadra che è composta da circa 24 giocatori, più c'è lo staff dell'allenatore, lo staff medico, persone varie che si sono avvicendate sul campo quel giorno, alla fine magari devi fare 40 tamponi, poi ricordiamo che spessissimo, quasi sempre, anzi direi sempre, le squadre di Serie D si allenano congiuntamente perlomeno con gli juniores, perché magari per fare la partitella o cose del genere, comunque degli juniores magari possono andare in panchina una domenica o comunque addirittura entrare in campo, quindi insomma le piccole società difficilmente potrebbero riuscire a fare questo se la Lega, come avevamo detto, il servizio non gli dà, diciamo, una mano. Sì, quindi diciamo che la decisione oggi è stata presa dalle società, però pare che sia una decisione un po' transitoria. Esatto, nel senso che poi dovrà essere rivalutata e capire se, come vogliono alcune società, si potrà avere un protocollo diverso, quindi come dicevi te Dario, più vicino al calcio professionistico, certo, no? Oppure se veramente si dovrà bloccare il campionato perché non ci sono, come appunto dicevi, le possibilità da parte di tutte le società, anzi dalla maggior parte delle società, certo, del calcio dilettantistico, di poter poi mettere in atto questo, esatto, tipo di protocollo dal punto di vista economico. Quindi credo che ci saranno delle novità nei prossimi, sì, giorni, cioè nel senso che non tutto si fermerà oggi. No, assolutamente. Tra l'altro, per spiegare ancora meglio questo concetto riguardo alle piccole società o comunque le società che facevano leva per i propri bilanci su voci che ora non esistono, tipo per esempio gli spettatori, è intervenuto domenica nella trasmissione di Filippo Meiattini, domenica sportsera, Massimo Grotti, che è il vicepresidente della Siena Lunghese, ha fatto questa lunga chiacchierata e appunto noi possiamo vedere le sue parole in questo quadro che riassume un po' quello che ha detto. E appunto, vedete, in Serie D ci sono società molto diverse, alcune hanno posizione finanziaria che permette di affrontare la situazione, altre invece non hanno mecenati, hanno mecenati e fanno affidamento solo su risorse legate all'attività. Così diventa drammatico andare avanti, per noi le spese legate ai tamponi sono insostenibili, non avendo neanche il pubblico pagante, perché dobbiamo ricordare che molte realtà della Serie D basano i loro bilanci sugli biglietti, sì, che riescono, diciamo, a staccare per così dire la domenica per la partita, quindi al momento non ci sono. A tutto ciò appunto si va a sommare anche questa problematica qua, insomma. E noi, Dario, dopo sentiremo, come hai detto te prima, il presidente del San Donato e quindi capiremo anche da parte della società del San Donato qual è proprio l'opinione su questa situazione, e non solo, poi avremo anche in collegamento il preparatore atletico del Siena, e quindi ovviamente lui ci parlerà anche soprattutto di altri aspetti, quelli, certo, che riguardano la preparazione, però parleremo anche di questo con lui. Però Edoardo Pizzarelli. Esatto. Dario, comunque qualcosa si è giocato. Proviamo a parlare un po' di calcio giocato, perché due partite del girone si sono giocate, quindi sì, tre, ma insomma, diciamo, delle squadre che interessano a noi, due. E quindi direi di iniziare guardandosi questi highlights della bella, tutto sommato, insomma, impresa del Badese, perché è andata a pareggiare 1-1 sul campo del Foligno, era passata anche in vantaggio. Vediamoci gli highlights di Foligno Badese.
Il Foligno deve accontentarsi dell'1-1 interno con il Lornano Badesse. Partita vivace in avvio con il Foligno che palleggia bene e cerca di stazionare nella metà campo avversaria. Il primo squillo al decimo con una bellissima conclusione da fuori area di controbalzo di Piancatelli che sorvola di poco la traversa. Risposta dei Toscani al 14°, punizione insidiosissima di Ricco Bono su cui Meniconi deve volare. Nel batte e ribatti poi Aldrovandi si rifugia in qualche modo in angolo. Dalla palla scodellata dalla bandierina però arriva il vantaggio ospite con una sfortunata deviazione di Aldrovandi prima e di Nuti poi che si insacca cogliendo controtempo Meniconi. Badesse ancora pericoloso in ripartenza. Falcata di Sorrentino sulla sinistra e palla scaricata indietro per Ricco Bono che fa venire i brividi al blasone calciando di pochissimo al lato. I ragazzi di Armillè ci mettono buona volontà e con determinazione provano a forzare la diga degli ospiti che però spazzano tutto quello che arriva nei 18 metri senza pensarci due volte. Poi al 43° ha una buona palla Mancini che dialoga con Zerbo e da questo è lanciato verso Lombardini, ma l'attaccante si allarga troppo e il sinistro finisce sull'esterno della rete. Ripresa che non cambia nell'andamento. Foligno che aggredisce ma si allunga anche esponendosi alle ripartenze del Badesse. Al sesto infatti i toscani partono dalla loro area e arrivano fino a quella Folignate con Ricco Bono che impegna a terra Meniconi. Al decimo, bel sussulto dei padroni di casa. Lo scambio Zerbo-Marianeschi a Bienari Settimi che conclude forte, ma Lombardini ci mette i pugni. Il pareggio è rimandato di una manciata di secondi. Settimi sgroppa sulla destra e mette dentro dove Mancini di prima intenzione infila sul primo palo il gol dell'1-1. A questo punto comincia una nuova partita. Foligno che ruggisce ancora al 15°. Bella azione di ripartenza con Piancatelli che lancia Zerbo. Fuga sulla sinistra e palla rimessa al limite per Piancatelli che è chiuso e allora allarga per Settimi che non ci pensa due volte e tira in diagonale. Ma Lombardini gli dice ancora di no. Il Falco gioca bene e diverte andando vicino al gol anche al 20°. Settimi serve splendidamente Zerbo che però impatta male al volo davanti al portiere. Si gioca ormai a una metà campo sola al 23° cross di Colarieti che attraversa tutta l'area senza essere raccolto da Mancini o Zerbo. Dalla parte opposta arpiona comunque Marianeschi che però sulla sua sassata trova ancora la grande risposta del portiere avversario. È continuo l'assedio del Foligno che al 39° sbatte ancora su Lombardini che respinge clamorosamente sotto misura un pallone vagante calciato da Mancini in seguito a un batti ribatti. Nonostante la tanta voglia di vincere, i Falchi non riescono a trovare il gol del successo e devono accontentarsi di un solo punto. Beh, devo dire comunque il Badesse, Lornano Badesse ha fatto una buona gara, certo nel secondo tempo ha rischiato alla fine di vanificare tutto, però comunque ha avuto occasioni anche per raddoppiare nel primo tempo, però non c'è riuscita. Comunque un buon punto nel campo del Foligno che comunque è un cliente sempre insomma un po' impegnativo. E abbiamo anche le parole del mister nel dopogara, ha parlato con la stampa nel dopogara Foligno Lornano Badesse, l'allenatore del Badesse Fabio Guarducci, sentiamolo. Che probabilmente se eravamo riusciti a mettere a segno tutte le mezze occasioni che abbiamo creato nel primo tempo, la reazione del Foligno ci sarebbe stata sicuramente, perché è una grande squadra e ha lottato fino in fondo per, addirittura anche per raggiungere il risultato pieno, però probabilmente il passivo sarebbe stato un po' più pesante, sarebbe stato più difficile, è lì il rammario più grosso. Poi il resto è la storia della gara. Abbiamo perso distanze, abbiamo perso anche fisicità, sì. E poi c'è da dire che c'è stata una reazione importante del Foligno, ovviamente orchestrata dai suoi giocatori diciamo migliori, e quindi era anche prevedibile che potesse succedere, ripeto. Peccato perché il primo tempo poteva essere stato chiuso in maniera migliore e forse sarebbe stato più facile anche il secondo tempo. E queste erano le parole del mister, ha ragione perché la partita è stata divisa un po' in due, primo tempo e secondo tempo. Nel secondo tempo onestamente il Foligno è riuscito quasi a ribaltare, ma è vero anche nel primo tempo il Badesse avrebbe potuto anche aumentare insomma un po' la sua quota, però vabbè, è andata così, un buon pareggio. Tornando un po' indietro al discorso di prima, per capirci ancora meglio, in questo dibattito sono intervenuti insomma, molti dirigenti, tra cui anche
il neonominato vicepresidente della CN Siena 1904, Andrea Bellandi, anche lui è intervenuto nella discussione e quanto ha detto noi l'abbiamo riassunto appunto anche per lui in un quadro, però è molto interessante perché si vedono appunto le due facce. Due facce diverse. Ecco, vediamo infatti, che ha detto Bellandi. Bellandi dice: chi gioca con i ragazzi del territorio non ha problemi, perché chiaramente molte piccole squadre giocano anche con risorse del territorio, la sospensione e chiede la sospensione. Chi ha fatto investimenti come noi ha esigenze di trovare una soluzione più adatta, per esempio a giocare anche con 5 giocatori positivi al Covid, adesso si gioca o non si gioca sulla base delle convenienze. Ma chi è che non ha un contagiato vicino? Dice Andrea Bellandi. Quindi in sostanza. Sì, l'opposto di quello che comunque ha detto, abbiamo sì. visto prima da parte del vicepresidente giusto della certo. Siena Lunghese, perché appunto da una parte c'è sicuramente una società come il Siena che punta in alto, nel senso che chiaramente fin dall'inizio ha avuto obiettivi chiari, cioè quello di un salto, no? Di una promozione, certo. Dall'altra parte ovviamente ci sono tante squadre, la maggior parte delle squadre sono squadre piccole che non si possono chiaramente permettere, come dicevamo prima, certo. delle spese così importanti come sarebbero quelle per un protocollo un po' più... È verissimo, e Bellandi aggiunge anche questo elemento, dice adesso si gioca o non si gioca sulla base delle convenienze, cioè addirittura dice, ed è plausibile, che alcune società potrebbero in un certo senso un po' giocarci sopra o comunque questo naturalmente rende il campionato molto instabile e molto poco trasparente, diciamo, e insomma rischia di inficiare un po' tutto il torneo, però non è che ci meravigliamo, perché bisogna anche stare con i piedi per terra e capire che la situazione di emergenza c'è, non è che è un'invenzione delle società della Serie D o di chiunque altro, sappiamo qual è la situazione, che insomma non va migliorando, quindi magari noi ora stiamo parlando di ipotesi che potrebbero essere anche rovesciate dalle decisioni dall'altro, e circola anche voce di un qualcosa del genere, e nel secondo segmento magari approfondiremo esatto, anche questo aspetto. Approfondiremo un attimo, perché adesso andiamo in pubblicità e poi chiaramente torneremo a parlare proprio di questo, perché chiaramente in questa giornata e soprattutto in questo periodo l'argomento, no, principale che riguarda tutta la Serie D è proprio questo, quindi torniamo tra poco in diretta. E noi torniamo in diretta, abbiamo subito in collegamento il primo ospite, lo avevamo annunciato prima, in collegamento il presidente del San Donato Tavarnelle, Andrea Bacci, buonasera. Buonasera presidente. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Allora, iniziamo subito parlando dell'argomento, diciamo, un po' principale di questa giornata. Avete votato nella giornata di ieri tra due opzioni diverse e voi cosa avete votato? Qual è stata la vostra posizione? Noi abbiamo votato l'opzione 2, cioè l'opzione di fermarsi fino al 24 d'ottobre. Io mi sono permesso anche nelle mie votazioni, oltre alla risposta, anche di motivarla, perché per me non era posta bene la domanda, e me lo dimostra la vostra trasmissione, perché diciamo rispondere e andare avanti alle stesse condizioni con le dirette streaming per me era riduttivo. Andare avanti, sono più che contento di andare avanti, ma cambiando il protocollo, cambiando la situazione. Allo stato attuale per me è proponibile andare avanti, questa era la mia motivazione. Ecco, ma quando lei parla di cambiare il protocollo, cosa intende? Perché da parte di chi invece ha votato convintamente, diciamo, sì alla continuazione del campionato, c'è un po' il desiderio che questo protocollo assomigli, tra virgolette, a quello delle serie superiori, no? Che quindi con anche più contagi di Covid le squadre possano comunque scendere in campo, cioè invece da parte di chi ha votato come voi per la sospensione del campionato, come lo vedete voi questo cambio di protocollo, cioè alla fine? Allora, diciamo, intanto le società hanno speso, noi, io parlo di vita vissuta della nostra società, noi, un tampone ci costa 70 euro a persona, non ci viene rimborsato neppure in parte da nessuno, tantomeno dalla federazione in particolare.
Per cui, se fate il conto, una rosa di 24-25, lo staff più juniores, perché sono, spesso sono aggregati, ma metà di 45-50 tamponi devi fare, fai per 70, sono 3.500 euro di tampone. Diciamo. E poi questa è una cosa che può succedere anche più volte durante il mese, no? Di doverlo fare. Quasi sicuramente in questa situazione. Noi adesso siamo, per esempio, questa settimana abbiamo isolato due ragazzi, sono sotto tampone, aspettiamo risultati, però vedete, cambiare protocollo per me vuol dire due cose: aiutare le società nelle spese dei tamponi, prima cosa, e stabilire un numero di tamponi con i quali tamponi positivi non si gioca, o tamponi positivi si gioca 2, 3, 4, non lo so, questo deve decidere la federazione, ma così non va bene, perché noi fino al sabato mattina o la domenica mattina si può rimandare una partita anche con un caso sospetto, e questo non va bene. Infatti. E per questo io ho votato no. Quindi alla fine diciamo le posizioni non sono così distanti. Quello che auspicano società come il San Donato è che ci sia da parte della federazione un aiuto sostanziale a sorreggere queste spese sanitarie, se ho capito bene. E regolamentare la parte di tamponi positivi o negativi con i quali si può giocare, perché ripeto, adesso con anche un caso sospetto non giochiamo. Non voglio dire che su questo ci giochiamo, io conto nella professionalità delle società, ma al punto di andare questo può diventare un problema. Ecco, ma voi dopo ovviamente l'ufficialità di oggi, quindi del fatto che la maggior parte delle società abbiano votato per far proseguire il campionato, adesso avete o comunque sapete di qualche cambiamento, nel senso questo tipo di provvedimento che voi, ma tante altre società, penso quasi tutte, vi aspettate, verrà preso oppure no? Cioè sapete qualcosa? Io sinceramente mi auguro di sì. Ma mi meraviglio, rispetto, delle società che hanno votato sì augurandosi un cambiamento, perché allora voti no. Infatti, no, ma il discorso fila non fa una grinza, forse anzi era forse l'occasione per mettere diciamo, la Lega nelle condizioni di dover decidere. Se voti sì per avere una diretta streaming, ben venga la diretta streaming e andiamo avanti. Però per fare la diretta streaming, come ha detto in federazione, bisogna giocare. No, non fa niente. Se no cosa facciamo vedere? Senta Presidente, io la definisco tra virgolette un eroe, lei come tutti gli altri presidenti, perché un'annata del genere non credo, lei se l'aspettava che in autunno ci potessero essere problemi di questa portata? Io intanto speravo di no e spererei anche di uscirne presto e di rigiocare normalmente con prime squadre, settore giovanile, scuole calcio, perché anche bambini è un problema, noi si parla di Serie D, ma insomma anche avere bambini a casa non è una banalità per società come la nostra, che vivono anche di un sociale. Noi siamo un paese grande di 11.000 abitanti, per cui insomma non è banale anche gestire questo. Non me l'aspettavo, però tutto portava a una situazione del genere. Ecco, e qui rientro un altro argomento del referendum, come è stato fatto ieri. Perché non ci hanno fatto in federazione un referendum per l'iscrizione, se si voleva pagare tutta o mezza e vedere poi come era l'andamento? Il referendum non è stato fatto. Quando si parla di soldi. Ecco, c'è qualcosa che secondo lei poteva essere fatto e non è stato fatto, che poteva magari in questo momento potevamo raccogliere i frutti? Perché insomma sono stati tanti mesi, è un po' sorprendente che il calcio si sia fatto trovare, seppure in Serie D, che comunque è una categoria molto importante, è un campionato nazionale, si è fatto trovare così un po' impreparato, no? Che dire, è una situazione difficile, per cui tutte le scelte che fai è più facile sbagliarle e farle bene, per cui decidere non è banale in questo momento. Però per me una cosa semplice da fare nel protocollo era quella di metto un esempio: con 3 casi positivi in squadra si gioca, con 4 no, con 4 o 5, ecco, questa era una cosa da fare, perché sennò così siamo sempre un po' fino alla domenica mattina. A volte è successo di squadre di altri gironi che il sabato in partenza per le trasferte sui pullman fermate per positività oppure ancora risultati non arrivati, e questo società di Serie D è un problema, per certe società è un problema. Ecco, secondo lei se continuerà questa situazione, cioè
continui rinvii delle partite da parte vostra, di tutte le società, dovrà esserci un, cioè dovrete fare qualcosa insieme, oppure quello, cosa succederà, ecco, secondo lei? Non lo so, sicuramente noi per esempio abbiamo da recuperare due partite. Noi entriamo ora domenica, giochiamo in casa e spero veramente a questo punto di giocare e fare questa diretta, perlomeno mi tolgo la soddisfazione anche per la federazione. Poi mercoledì abbiamo il primo recupero con lo Scandicci, poi un'altra trasferta, poi un altro recupero. Il rischio è che ci troviamo a giocare, noi in 15 giorni giochiamo 5 partite e speriamo di giocare, se no diventa un problema serio. E poi Presidente, c'è anche il problema degli juniores, perché anche le partite degli juniores vengono recuperate, però in giorni questi ragazzi, molti vanno a scuola, quindi si creano dei problemi enormi. Noi 3 giornate di juniores e 0 partite giocate. Ecco. Questi ragazzi si troveranno a giocare di mercoledì e il giorno dopo però dovranno andare a scuola. Come si fa anche a gestire gli juniores? Domani a Ghivizzano degli juniores, anche quello rimandato, perché Ghivizzano ha tamponi positivi negli juniores. E poi mandare a giocare gli juniores di mercoledì non è una banalità. Appunto. Con le scuole. Già li togli il sabato, poi li togli anche il mercoledì. Insomma, non è una banalità. Ecco. No, per questo. Che mi meraviglio, senza offendere nessuno, probabilmente arriverò a capirlo più in là, forse ancora è prematuro, perché hanno votato di continuare a giocare. Se poi sento dire sì, ma dobbiamo cambiare protocollo, e allora vota no. Cioè, secondo lei, appunto, anche le società che spingevano per il cambio del protocollo, ma volevano continuare, avrebbero dovuto usare questo strumento facendo, diciamo, un'azione dimostrativa, no? Perché la domanda era banale, la domanda era se volete continuare con, volete continuare con le dirette streaming a porte chiuse o sospendere, non era volete continuare cambiando protocollo. Esatto, no. È una riflessione che tutti noi infatti abbiamo fatto. Ma probabilmente c'è qualcosa che non capisco io, perché negli ultimi 15 anni che voto ho sempre perso le votazioni in tutti i generi, per cui probabilmente anche ora è andata così. Vabbè, ma questo non è certo una colpa, anzi potrebbe essere anche un merito. Ma dicevo, nella sua ultima uscita sul sito ufficiale ha parlato ai ragazzi delle giovanili, cioè questo l'ho trovato molto bello, no? Che un presidente in un momento così, anziché diciamo spendersi per la prima squadra, abbia mandato questo messaggio. Ho letto questo messaggio sul sito ufficiale, dove lei si rivolge direttamente alle famiglie, insomma, le giovanili sono il vero cuore pulsante poi di queste categorie, no? Perché in Serie D bisogna anche cercare di produrlo il calcio, oltre ai risultati, no? Guarda, in Serie D ci sono non molte società, ma ci sono alcune società che per scelta non hanno nel settore giovanile scuola calcio. Noi, vivendo una realtà, diciamo, una comunità di 11.000 abitanti, noi abbiamo anche il sociale, e parlare di Serie D è importante, è giusto, perché insomma è una realtà veramente importante, però pensiamo anche a scuole calcio e settore giovanile fermi, che insomma tenere questi ragazzi fermi non è, e far vedere i grandi che giocano in certe condizioni, giocano o non giocano, non lo spieghi bene poi in certi tipi di realtà. Questo mi piace soffermarmi sul dirlo. No, perché poi diciamo che i 10 milioni di under 17 italiani sono veramente, hanno subito diciamo tutte le privazioni possibili in questo momento, la scuola, lo sport, il socializzare al di fuori della scuola, quindi insomma peggio di così penso per questa generazione non ci sia. Penso che ragazzi annate come 2002-2003, anche il prossimo anno non sarà semplice, perché praticamente hanno perso un anno di calcio, una categoria come la Serie D che lancia i giovani, fatta apposta per lanciare i giovani, avranno pochissime opportunità di mettersi in mostra. Questo già nella metà della stagione scorsa questa è iniziata così, figuriamoci il prossimo anno. Forse potremmo correre ai pari cambiando delle regole anche lì, magari mettendo più fuori quota negli juniores, non so, anche lì magari bisognerebbe pensare a questa giusta riflessione che ha fatto. Però in questo periodo uno al limite può anche buttarsi, diciamo, alla passione per i motori, no Presidente? Perché lei so che è un grandissimo appassionato, non so che fa, prende
la domenica, quando il Sandro, il venerdì via la partita, prende una delle sue auto e va a fare qualche... Guarda, io ho dal 2016 che ho abbandonato proprio il motorsport a livello agonistico, ecco. Perché per una scelta lavorativa, forse anche, insomma, avevo già dato tanto dopo 25 anni. Beh, certo. Però mi sono messo cuore e anima nel San Donato, a Varnelle, e la domenica non andare a vedere la partita dopo vivere una settimana agonistica non è semplice, per cui nel limite del possibile io seguo sempre la mia squadra. Ovvio, la passione dei motori ce l'ho dentro, ecco. Ma forse non vado perché vado a uno stadio, perché scappo da un autodromo, perché l'adrenalina che mi lascia, basta entrare in un paddock, insomma, è tanta roba, mi scappo e vado al campo da calcio. C'è la passione, tanta passione per questo presidente. Io sono, noi lo ringraziamo, gli faccio i complimenti per la sua passione vera e per la sua voglia di migliorare l'ambiente. Speriamo che trionfi il buonsenso, presidente, si riesca speriamo. A trovare speriamo. E qui chiudo, l'ho scritto anche federazione, sì. Io sono abituato, per vivere la settimana sportiva, a parlare con l'allenatore, i direttori, i ragazzi, certo. I giocatori, però si parla di ruoli, di se sei in forma, non sei in forma, se è destro, sinistro, salta bene, non salta male. Ma qui è 10 giorni e si parla di tamponi, sì. E automatici, quarantene preventive, e chiama l'altra società. Mi sembra più un presidente di calcio deve essere diventato un dirigente sanitario. Sì. In questa situazione un po' tutti siamo. Un po' tutti, ci sono anche quelli che lo fanno davvero di lavoro e noi salutiamo e abbracciamo, ovviamente. Allora, però, presidente, è questa. Noi lo ringraziamo, grazie. E poi chiaramente quando vorrà lo ospitiamo sempre. Ospitiamo molto magari volentieri. Quando si potrà fisicamente. Oppure ci vedremo all'Artemio Franchi, speriamo. Speriamo, dai. Prima venite voi, però. Sì, è vero, sì, prima è vero. Si viene noi. Grazie, bene, buona grazie serata. Presidente, grazie. Grazie. Sì. Buona serata. È davvero interessante, un bel racconto, sì, un bel racconto, perché poi comunque è facile parlare, poi dopo ci sono quelli che sono lì in trincea a lavorare per la società. Sì, è anche bello che comunque un presidente racconti anche certo. Quello che realmente pensa, lo dica appunto apertamente, senza nessun problema, anche perché schietto. È giusto così, insomma, raccontare quello che succede nella società in questo momento. Noi, siccome abbiamo anche pochissimo tempo, intanto, andiamo a vederci subito gli highlights dell'altra partita tra le squadre, appunto, che noi seguiamo ogni settimana, che si è giocata, che è la Sina Lunghese con il Cannara, grande vittoria del Cannara, e quindi noi ci vediamo questi highlights di Sina Lunghese Cannara. Allo stadio comunale di Sinalunga, ore 14.30, è andata in scena la partita tra Sinalunghese e Cannara, valevole per la quinta giornata di Serie D, girone E, a dirigere il signor Dasso Riccardo della sezione di Genova. Il match si scalda subito, ad aprire il valzer delle emozioni sono gli ospiti, che al terzo da calcio d'angolo, battuto da Moracci, tengono impegnato Marini, che si fa trovare pronto sul colpo di testa ravvicinato. Sinalunghese che si fa vedere poco dopo con una conclusione centrale di Cerofolini. Lori respinge. Cannara che però sembra avere in mano il pallino del gioco. Infatti al 16° minuto abbiamo il lancio lungo per Ubaldi che rientra uno sguardo in mezzo e trova Bagliolo che col destro tira a lato. Marini manda fuori con lo sguardo. Al 31° ospiti ancora pericolosi con Bazzoffia che dalla destra crossa per Frustini che cede al mancino di Bagliolo. Ottima qui la risposta di Marini che sarà protagonista anche poco più tardi. Nei 10 minuti successivi ci sono occasioni da ambo le parti. I rossoblù con Ubaldi e i padroni di casa con un angolo di Pietro Battista che pennella per Menchetti. Lori reattivo. L'azione più clamorosa e anche l'ultima di questo primo tempo è del Cannara. Bazzoffia riceve dalla destra, è in aria, supera un avversario, palla sul sinistro e tiro sul primo palo che Marini respinge con il piede, compiendo un vero e proprio miracolo.
Il secondo tempo è un dominio degli ospiti, che iniziano forte. In 5 minuti, 3 cross dalla sinistra. Ad approfittarne è Frustini, che serve numerosi palloni ai compagni, ma tutto si conclude con un nulla di fatto. L'1-0 è nell'area, infatti al 17esimo Bazzoffia ruba palla a Meoni in area e davvero rapace porta in vantaggio i suoi con un preciso rasoterra. Basta poco e arriva il raddoppio, pallone in avanti per Baiolo che si gira su un fazzoletto e col mancino regala un cioccolatino ad Ubaldi che da lì non può sbagliare. L'unico episodio degno di nota tra le file della Sinalunghese è un rigore guadagnato a 4 dalla fine, su azione personale di Doka che entra in area dalla sinistra. A batterlo va Vanni, che col mancino però si fa ipnotizzare da Lore. La partita sembra decisa, a chiuderla in pieno recupero ci pensa ancora Ubaldi, che, servito da Bazzoffia, segna in definitivo 3-0. Sinalunghese, quindi, che rimane a 5 punti, sconfitta meritata per i ragazzi di Mister Marmorini, situazione inversa per Mister Alessandro e i suoi, che, con un gioco improntato sulla fisicità e al tempo stesso con un organico molto giovane, hanno passato a pieni voti l'esame sinalunghese. E questi erano gli highlights di Sinalunghese e Cannara, noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco. Torniamo in diretta con l'ultima parte di C'ero anch'io a Grifo Cannara e noi abbiamo subito un altro ospite. Stasera, sì. Dario, non abbiamo ospiti in studio ma tantissimi ospiti in collegamento. Sì. Chiaramente abbiamo ripreso purtroppo con le modalità di distanziamento. Esatto. E abbiamo in collegamento il preparatore atletico dell'ACN Siena, Edoardo Pizzarelli. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Ciao, buonasera. Grazie a te di essere qui con noi. Allora, avrai sentito, abbiamo parlato praticamente tutta la sera della situazione, ovviamente, protocollo, votazioni di oggi, no? Però con te parleremo soprattutto, sì, certo, ovviamente di preparazione, di un altro aspetto che però è sicuramente collegato anche alla situazione di rinvii e di ovviamente della situazione sanitaria del momento. Sì, perché, ecco, no, perché sì, è vero, a livello di squadra poi questo fatto di dover giocare molto spesso, di dover avere dei rinvii così all'ultimo momento, cosa significa? Ecco. Allora, purtroppo sono degli inconvenienti su cui ci possiamo fare molto poco. Noi dobbiamo affrontare la settimana in vista della partita, in preparazione solo ed esclusivamente della gara, che sono partite ufficiali, quindi dove i 3 punti sono fondamentali e quindi non possiamo fare altro che prepararci in vista di quello. Nel momento in cui ci viene detto che non giochiamo, ad esempio in questo caso ci è capitato sabato quando avevamo già terminato l'allenamento di rifinitura, il giorno dopo, la domenica, abbiamo fatto un allenamento che fosse il più similare possibile alla partita, poi grazie a dispositivi GPS che la società ci ha messo a disposizione abbiamo anche constatato, siamo riusciti anche ad effettuare un carico superiore a quello che normalmente si raggiunge nei 90 minuti di una partita di campionato, e quindi certo, possiamo fare questo quando, nel momento in cui ci viene stoppato in modo ufficiale il campionato, e no, vabbè, possiamo solo fare altro che allenarci il più possibile nel modo migliore e poi riprendere con la settimana tipo, sperando che poi la domenica si giochi. Ecco, quando una squadra semiprofessionista, in questo caso, insomma, come la Robur, che io vorrei chiamare Robur, se mi permettete, perché a me mi piace Robur, inizia la fase di preparazione, vabbè che noi abbiamo iniziato tardi anche quella, però di solito ci sono, come dire, delle tabelle, il tifoso si immagina che il preparatore atletico lì sia un po' una specie di Sherlock Holmes del calendario, che prepari la squadra perché almeno poi in questa fase del campionato non siamo a 1000, gli altri sono a 500. Ecco, tutto questo, diciamo, ammesso sia mai esistito, è saltato completamente, no?
Cioè, cosa fate? Campate, sì, noi... diciamo, campate alla giornata, cioè, a seconda del... No, allora, no, allora noi abbiamo detto in modo molto sincero, noi, a noi ci manca un mese e mezzo di lavoro rispetto alla, alla normalità canonica, diciamo. Al ritiro canonico che bisognerebbe fare normalmente, quindi questo sapevamo che ci avrebbe portato qualche piccolo disagio o qualche piccola difficoltà che non deve essere assolutamente un alibi, però abbiamo dovuto lavorare di conseguenza, quindi quello che abbiamo fatto è stato un lavoro progressivo, cercando ovviamente di mantenere settimana per settimana tutti a disposizione, avere anche meno infortuni possibili, perché anche partire subito con un lavoro importante, con un carico elevato, ci poteva portare ad avere, certo, problemi fisici, e questo non ce lo potevamo consentire, perché dopo due settimane appena iniziava, due o tre settimane iniziava già la prima partita ufficiale, certo, quindi in modo progressivo abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile a delle settimane tipo, e poi per noi è fondamentale il lavoro di settimana in settimana che ci porta alla gara. Ecco, quando poi non giochiamo si fa di necessità virtù e prendiamo tempo per poterci allenare. Ecco, bravo, questo volevo dire. Questi rinvii fastidiosissimi, ovviamente, perché buttano per aria tutto il lavoro, appunto, di preparazione, anche tecnico-tattica, ovviamente. Però da un certo punto di vista forse ci consentono di colmare quel gap che dicevi che ci manca dall'inizio rispetto alle altre squadre, perché alla fine magari, no, il fatto di non avere la partita è chiaro che è un handicap dal punto di vista agonistico, però forse permette anche di colmare un po' questo divario di preparazione con le altre? Sì, allora, si sapesse un po' prima, certo, almeno si potrebbe, certo, stilare un miniciclo di lavoro, certo, una programmazione di lavoro per poter far fruttare ancora di più questi rinvii di campionato. È normale che non giocare lo sfruttiamo per allenarci, per mettere in condizione la squadra nel miglior modo possibile, va bene, però insomma, ecco, alla fine guadagni un giorno, perché cioè, se lo sai 3-4 giorni d'anticipo puoi stilare un lavoro, però certo, poi lavori tanto un giorno, poi la settimana dopo sicuramente rilavori tanto, però comunque poi la domenica dopo ti devi preparare come, cioè, per giocare, perché non è che puoi dire no, tanto non giochiamo, te ti devi preparare come per giocare. Quindi sì, sicuramente ci aiuta, ma non in maniera eclatante. Ecco, guardando un po' al futuro, per quanto è quasi impossibile fare previsioni in questa situazione, no? Nel caso in cui questi rinvii continuassero, visto che da oggi è stato deciso di continuare il campionato e per ora non c'è appunto nessun tipo di nuovo protocollo, se continueranno i rinvii e quindi anche il fatto di dover recuperare tante partite in pochissimo tempo, a livello fisico questo cosa provoca anche poi nella preparazione e tutto il resto? Cioè, che risultati può dare poi alla fine del campionato e quanto può influire? Allora, noi stiamo tenendo di conto anche di questo, infatti stiamo cercando di mantenere una progressione di lavoro che ci possa anche consentire di supportare partite ogni tre giorni. Quando si gioca ogni tre giorni, la cosa che sempre spaventa di più è il recupero, quindi chi riesce a recuperare di più dopo ogni partita poi riesce ad avere anche la meglio, ma spesso nel turno infrasettimanale. Quindi quello in cui dobbiamo essere bravi noi, oltre a un giusto carico e una giusta progressione, è anche cercare poi di far recuperare al meglio i ragazzi dopo una partita di 90 minuti e, se possibile, anche ovviamente, poi queste sono cose che sa fare benissimo il mister, il turnover. Certo, arrivati a questo punto del campionato, anche se privato di alcune gare, e nello stesso caso due, per alcune squadre addirittura tre, qual è il grado di preparazione secondo te, cioè perlomeno quanto ci stiamo avvicinando a ciò che nel tuo ideale di preparatore atletico è? Cioè, siamo al 50%, al 70%, all'80%?
Oppure ci sono dei giocatori che hanno risposto meglio e altri peggio? Allora, noi insieme anche a, insomma, insieme a tutto lo staff, anche valutando i dati che abbiamo a disposizione, dopo la partita di Scandicci noi eravamo al 60% delle nostre possibilità. Risponde bene chi viene da un periodo dove ha giocato tante partite nella stagione precedente, chi ha avuto problemi fisici nella stagione precedente ha smesso di giocare a marzo o ha avuto un infortunio e l'ha tenuto fermo tanti mesi. Generalmente poi quando si ritrova in queste situazioni dove nemmeno il ritiro è stato possibile completarlo, si trova al in difficoltà. Massimo ha bisogno di qualche giorno in più di recupero, va gestito durante la settimana, non puoi farlo allenare ugualmente come tutto l'organico, e quindi bisogna essere molto intelligenti a questo. Non è soltanto un discorso di somministrazione del carico, ma in questa fase conta tantissimo anche saper gestire in maniera molto personalizzata ogni singolo giocatore, l'atleta. È stato veramente molto interessante, Edoardo, parlare con te, perché poi comunque c'è la realtà, no? Sul campo, le difficoltà, il tuo lavoro sicuramente è stato più complesso del solito di quello che magari una stagione normale. Ah, però, come dire, tutto fa bagaglio. Cerchiamo di affrontare, no? La situazione. E quindi, insomma, questa stagione. Non voglio comunque creare un alibi, noi siamo di Siena, quindi bisogna andare a mille in un modo o nell'altro, andare a mille sempre, quindi questo senz'altro, però bisogna anche tenerti conto di queste piccole cose qua. Grazie mille. Bene. Per essere stato con noi, ti ringraziamo, buona serata. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Dobbiamo sentire, diciamo, aprire un po' il capitoletto pianese, lo facciamo ora in fondo. Prima di questo però volevo parlare di ciò che è accaduto a Siena domenica pomeriggio. Cioè, praticamente si sono presentati a Siena un gruppo che è abbastanza folto di presunti diciamo ultras della Fiorentina, che si sono messi, diciamo, in Piazza del Campo a fare un po' come gli pare, e alla fine si sono resi responsabili di episodi di violenza inaudita. Insomma, hanno cominciato a tirare roba da tutte le parti, hanno aggredito delle persone nella prospiciente via Banchi di Sotto. È incredibile che questo sia accaduto e noi lo stigmatizziamo fortemente. E anche, devo dire, se vogliamo andare a cercare certi codici che tra ultras possono succedere, tutto ciò è abbastanza insolito, e quindi, insomma, spero che verrà fatta chiarezza su questa. È stata una vera e propria aggressione alla nostra città. Ci manca solamente che, appunto, in un periodo come questo subentrino certi elementi. È stata periodo una cosa semplice, è stata, direi, la posso definire tranquillamente una vigliaccata di ragazzi che sono venuti a Siena per fare violenza, per generare violenza in un momento dove onestamente non se ne sente affatto il bisogno. Comunque volevo dire questa cosa, poi magari nei prossimi giorni capiremo anche un po' meglio quello che è accaduto, varie facce di questa vicenda. Allora, Dario, dicevi prima, appunto, capitolo pianese, perché anche la pianese si è fermata. Tra l'altro la pianese ora non ricordo quante partite ha da recuperare, però lo vedremo ora dopo, ogni quanto un bel numero, e quindi due anche comunque. Quindi comunque si è fermata anche la pianese, domenica non ha giocato, però noi abbiamo un'intervista in esclusiva al mister, perché al mister Pagliuca, in cui ci racconta varie cose. Sì, no? In questa prima parte, diciamo, si parla delle prestazioni della squadra, di come si fa a gestire un momento del genere e di come eventualmente giocatori più esperti e giovani possano conciliarsi nell'economia della squadra. Sentiamo la prima parte di Pagliuca. In questo momento difficile per l'Italia, per tutto il mondo, penso che noi dobbiamo essere bravi, venire al campo, vivere la nostra quotidianità con la consapevolezza che abbiamo il dovere nei confronti di una società che fa tutto per farci star bene, di arrivare all'appuntamento della domenica o del mercoledì, arrivare alla partita nelle migliori condizioni possibili. Quindi noi dobbiamo vivere la nostra quotidianità al massimo, allenarci al massimo e con grande intensità. La squadra è unica, il pensiero debba essere univoco davanti a un momento
meno brillante, ci sono sempre delle responsabilità che partono dall'allenatore al suo staff e anche all'interno del gruppo proprio dei ragazzi ci deve essere un'assunzione di responsabilità, ma alla base di tutto questo ci sono i valori morali che fanno la differenza. Noi abbiamo la possibilità di gestire un gruppo che ha dei valori morali elevatissimi e il direttore mi ha messo a disposizione questo e io lo devo sfruttare al meglio e sono convinto che ognuno di noi saprà assumersi le proprie responsabilità sia davanti a un momento positivo che davanti a un momento meno positivo che nell'arco di un campionato ci sono, però io credo alla base di tutto la risorsa umana sia l'aspetto fondamentale per raggiungere gli obiettivi e oltrepassare i momenti delicati che ci sono all'interno di un campionato. Mister della Pianese non ci ha parlato soltanto di questo, perché adesso vedremo la seconda parte dell'intervista dove ci ha parlato un po' di passato, presente e futuro, vorrei riassumerlo così, perché ci ha parlato ovviamente della situazione di inizio stagione, il fatto che la Pianese non sia stata riammessa in Lega Pro, poi del girone attuale e poi ovviamente anche della situazione appunto sanitaria, quindi di quello di cui abbiamo parlato oggi. Sentiamo. No, penso che la società sia stata brava anche in questo, non ha mai fatto sentire al gruppo questo disagio, anche se sono convinto che all'interno della struttura societaria retrocedere sul campo prima, dopo una situazione anomala come è stato del Covid, con campionati sospesi e poi ripresi, e retrocedere nell'aula di tribunale, tra virgolette, dopo per... sembra quasi due volte, sia stata una cosa non facile da digerire, però ecco, noi non abbiamo avvertito minimamente questo, perché si ritorna ai valori morali. All'interno della nostra società c'è un presidente che ha dei valori morali altissimi, un direttore idem, e ci hanno sempre tenuto fuori da questo e noi ora dobbiamo essere bravi attraverso le prestazioni a creare e mantenere quell'entusiasmo all'interno della società, ma dobbiamo essere noi a trascinare l'ambiente. Penso che sia un campionato equilibrato e il tempo dirà se verso l'alto o verso centro-basso, sembra che ogni squadra abbia le proprie carte da spendere sul campo, sicuramente l'aspetto dominante sembra essere un pochino più quello dell'agonismo, in questo, almeno per le partite che ho visto in questo inizio di campionato. Ci sono tante buone squadre, non mi sento di dirne una o meno una, sicuramente noi dobbiamo essere bravi a lavorare quotidianamente, giorno dopo giorno, per cercare di prendere la squadra che ci sta davanti, per avere l'obiettivo di riprendere la squadra che ci sta davanti, una squadra alla volta, una partita alla volta, alzare l'asticella settimana dopo settimana, ma pensare al piccolo per vedere dove possiamo arrivare alla fine. Ma le partite si gestiscono semplicemente facendosi trovare pronti, allenandosi senza alibi, quotidianamente, forte, allenandosi con grande passione e pensare che nel mondo ci sono difficoltà più grosse delle nostre e vanno avanti e anche noi dobbiamo andare avanti, fino a quando, se ci dovesse essere uno stop, non sarebbe brutta l'idea di usare il mese di maggio, giugno e per giocare nel periodo estivo, perché noi siamo chiamati a divertirci sul campo e possibilmente anche far divertire, quindi se questo succede a novembre-dicembre, bene, se succede a maggio, giugno e luglio va bene uguale, anzi forse è anche bello un campionato estivo, no? A me piace questo Pagliu quando sì, parla, il finale piace, è stato veramente, mi piace molto, unico. Dobbiamo per rispondere a un nostro ascoltatore che aveva mandato un messaggio, ecco, lo leggiamo al volo. A parte la votazione delle società, poco fa è uscito un documento del Ministero che vieta ogni tipo di allenamento e gare, questo se confermato ribalterebbe i comunicati Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, dice Massimo, lui si riferisce a un documento del Ministero appunto che sta girando, che preclude, diciamo, a tutto il settore giovanile anche i famosi allenamenti individuali. Quindi insomma, questo scavalcherebbe le decisioni della FIGC, insomma,
e chi più che ha più ne metta nel mondo del calcio italiano proprio non si sa più dove battere la testa. Noi ci salutiamo con i quadri a questo punto. Vediamo i quadri, ecco, esatto, Dario, perché siamo in chiusura. Tanto le partite, l'abbiamo detto, purtroppo sono state pochissime. L'abbiamo visto Foligno, Lornano Badessa, abbiamo visto anche Siena Lunghese Cannara. L'altra partita che sta giocata è Ostia Mare San Giovannese con la vittoria del che ha perso San anche Giovannese. Stavolta crisi nera per la squadra romana. Vediamo anche la classifica. Si genera una classifica piena di asterischi, come vedete, un asterisco, una gara in meno, due gare in meno, tre gare in meno. Comunque, diciamo, la classifica è capitanata da Montevarchi, Trastevere e Cannara, seguita dal Foligno in solitario a 8 punti, poi c'è Flaminia a 7 punti con due gare da recuperare, quindi insomma Monte Spaccato una gara da recuperare 6, San Donato 2, Siena 2, la San Giovannese 1. Ovviamente non c'è una squadra che non debba recuperare, se non il Badesse, il Cannara, il Foligno, sì, ci sono, e la Siena Lunghese. Tutte le altre abbiamo visto come in questo campionato perdere fa scivolare. Guardate la Siena Lunghese, fino a una settimana fa era nell'altra colonna, però insomma il campionato è ancora lungo. Manca una partita, però. Direi veramente molto lungo. Sì, molto la classifica ovviamente non ha quasi nessun senso in questo momento. Un Flaminia potenzialmente potrebbe avere 13 punti, il Siena 12, il San Donato 12, insomma. Sì, è tutto ovviamente provvisorio. Vediamo comunque il prossimo turno, sperando che si giochi. È questo. Allora, Cannara Pianese, Follonica Camorrano Montevarchi, Grassina Siena Lunghese, Lornano Badesse Trastevere, Monte Spaccato Foligno, San Donato Trestina, San Giovannese Siena, Scandicci Flaminia e Tiferro Lerchi Ostia. E nella speranza veramente di vedere il Siena giocare a San Giovanni Valdarno, sì, il 1 novembre. Sì, noi ricordiamo che il Siena però deve recuperare una partita. Certo, mercoledì, sì, giusto? Dovrà recuperare la partita mercoledì, ammesso che tutto ciò sia possibile. Quindi Flaminia-Siena. Flaminia-Siena. Perché sì, ormai con quante partite devono recuperare ogni squadra è difficile ricordarsi tutte le partite. E anche la Pianese deve recuperare, sì, dovrebbe recuperare mercoledì. Questa dovrebbe ci essere sono la recuperi ogni mercoledì. Sperando di non aver sbagliato, perché appunto sono troppi recuperi. Comunque, noi ci vediamo come sempre martedì. Vi aspettiamo con C'ero anch'io a Grifo Cannara. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.